mamma, chi sono io? Tu sei un dono. Noi crediamo che tu sia arrivato qui per una ragione. So che ultimamente per te è stata dura. Che ti senti diverso dagli altri bambini. Ti teniamo, Brian! Tu sei diverso. Caitlin, aiutalo ad alzarsi. È così strano! Aiutalo! Che cosa fai? Lo voglio in manette e lontano da noi. Sapete almeno chi è la sua vera madre? Sono io sua madre. Andiamo. Forse c'è qualcosa che non va in Brandon. Io non mi metterò mai contro nostro figlio. Non è nostro figlio! Chi è che fa questi scherzi? Qualche problema? Per caso c'è tuo figlio? Tu sei l'unica persona al mondo che sa quanto sono speciale. Sembra che non ci siano sopravvissuti tra i 268 passeggeri a bordo. No! 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 Qualunque cosa tu abbia fatto, io so che c'è del bene dentro di te. Voglio fare del bene, mamma. Davvero. Ciao a tutti da Valeria, curiosità horror per voi. King dichiarò che l'unico romanzo che ha scritto che spaventò anche lui è Pet Sematary. Sì, mi pare che sia proprio questo. Lo scrittore dichiarò che era un grande fan dei Ramones e nel romanzo ci sono infatti vari riferimenti ad alcune loro canzoni. Così il gruppo scrisse la famosa Pet Sematary che si sente nei titoli di coda del film dell'89. Horror di King preferito? Scrivetelo qui sotto nei commenti. E se siete veri fan horror e vi piace la mia maglietta, sempre qui sotto nell'info box trovate il link per comprarla. Ciao a tutti!